Sono stancanti, sono meglio dal freddo al caldo. Qual è la reazione fisica così a caldo, nel senso dell'appena finito? Si sta bene, ha una bella temperatura e ci si allena volentieri. Senti, hai provato il campo, inteso come presenze ufficiali, non come provare il campo d'allenamento. Com'è l'umore della squadra mai così importante come in questo avvicinamento al mondiale? Ma penso che siamo tutti consapevoli dell'importanza di questa competizione, è una coppa a cui teniamo tantissimo e già da oggi si vedeva come tutti ci tenevano a far bene in allenamento, concentrati e per farsi trovare tutti pronti per questa sfida. Anche perché credo che anche per te è stata una cosa un po' strana rivedere davanti alla porta tutti i compagni di squadra in campo, cosa che non accadeva da parecchio tempo. Un'altra squadra, insomma, senza nulla togliere a tutti quelli che hanno sostituito i vari infortunati, ma avere a disposizione, non dico la rosa completa che non c'è ancora, però la maggior parte della rosa è tutta un'altra cosa. Sono state dichiarazioni da parte di tutti i tuoi compagni, di quelli che stanno rientrando, piuttosto positive. Poi bisognerà vedere la legge del campo, che è un'altra cosa. Anche Giulio Cesare ha detto: io mi sento bene. Qualcuno ipotizzava il suo utilizzo dalla seconda partita, lui ha detto: beh, io spero di essere pronto anche per la prima, chissà. È giusto così, tutti ci tengono a essere presenti a questa partita, stanno cercando di recuperare tutti e questi giorni serviranno appunto per vedere chi starà meglio, chi potrà rischiare di più di qualcun altro. L'importante è che ci sia lo spirito giusto, poi penso che andare in campo tutti con un grande spirito ci darà una grossa mano. Senti Paolo, l'ultima cosa che ti chiedo è puramente e meramente tecnica. Primo, i campi come sono? Hanno lavorato tantissimo per prepararli, ci sembrano bellissimi da fuori, però bisogna sempre giocarci sopra, per dirlo. No, il campo era bellissimo, veramente bello. E parliamo di quello d'allenamento, ma anche quello ufficiale al Saied sembra bello anche quello. Non l'ho ancora visto, Noi l'abbiamo però visto oggi duro, ma molto bello. quello dell'anno scorso, comunque è un bellissimo impianto, penso che non farebbero disputare questi tipi di eventi. No, i campi qua sono belli, poi la temperatura li aiuta anche. Ultima cosa, il pallone. Arriviamo alle notti dolenti. Già lo so. Pallone è un bel problema perché veramente è il peggior pallone che un portiere possa trovarsi a dover prendere. Ha una traiettoria che cambia continuamente, sia se la palla è alta che è bassa, comunque assume delle traiettorie stranissime. C'è veramente da stare attenti perché rischi di fare delle figuracce che non causate da errori tecnici, ma proprio da cambi di traiettoria incredibili. Però per lo spettacolo i gol è il massimo, per voi è l'altra faccia della medaglia. È lo spettacolo. Devi farla Fra un peccante. po' li tolgono i portieri per lo spettacolo. Dobbiamo difendere sta razza. Paolo, grazie e buon lavoro. Ciao. Come sempre, simpatico il nostro Paolo Orlandoni, che è terrorizzato un po' dai palloni che si troverà.